Barry mi ha lasciato la voglia di mettermi sempre alla prova e l'amore per la cultura, oltre che un po' di nostalgia perché è una grande famiglia. Questo posto diventa davvero un po' una famiglia, una casa per quelli che lo frequentano. Consiglierei il liceo Gandini perché è una scuola che ti prepara sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista di essere umano, diciamo. Quello che mi ha dato il Gandini è stata una capacità di collegamento, soprattutto fra le varie materie. Quello che si studiava in una materia poi trovava sempre un corrispettivo in un'altra o comunque un punto di contatto, e questa secondo me era la cosa che mi rimarrà, vabbè, oltre ovviamente a tutte le esperienze che ho fatto con i compagni di classe. Potenziamento di scienze permette ai ragazzi di affrontare la chimica e la biologia da un punto di vista sperimentale, quindi imparare facendo è particolarmente significativo. Partecipare a progetti scientifici quindi è una delle tante opportunità che vi dà il Gandini e che dovreste cogliere al volo, perché comunque non sono tante le scuole che già a questi livelli permettono agli studenti di fare ricerca. Istituto ha adottato anche la metodologia CLIL, vale a dire le discipline non linguistiche, storia, scienze, arte, sono state insegnate attraverso il veicolo della lingua inglese. Abbiamo un dipartimento che funziona molto bene e grazie a questo dipartimento è possibile che i ragazzi abbiano esperienze linguistiche come gli stage, gli scambi culturali o le vacanze studio all'estero. Fare l'anno all'estero per me è stato di grandissima importanza perché mi ha permesso di conoscere una nuova cultura completamente lontana da quella italiana e mi ha permesso di sfidarmi e di mettermi alla prova. L'aspetto che caratterizza il nostro istituto è la particolare attenzione che destiniamo agli studenti. Attenzione per non solo la formazione scolastica, la formazione in senso più lato, ma l'attenzione al loro benessere. Lavoriamo soprattutto sulle relazioni, interrelazioni, quindi rapporti con i compagni e rapporti con i docenti, che cerchiamo di favorire non solo all'interno dell'istituto naturalmente o della dimensione classe, ma anche attraverso le varie iniziative che la scuola propone, che sono teatro, giornalino, ma anche la notte nazionale dei licei, un momento in cui davvero abbiamo percepito il senso di appartenenza che gli studenti hanno nei confronti di questa scuola. La nostra scuola aderisce al Piano Nazionale Scuola Digitale, che prevede anche la presenza di un animatore digitale per accompagnare il cambiamento. Dalle lavagne multimediali, ad esempio, presenti in ogni classe, alla copertura wifi veloce in fibra ottica, agli ambienti per una didattica digitale integrata, a nuovi spazi pensati per il benessere degli studenti. Per questo il nostro liceo, forte della sua lunga e consolidata tradizione, sta cercando di aggiornare la didattica, facendola diventare una didattica al passo coi tempi, laboratoriale e anche digitale. Gli aspetti che sono stati evidenziati dai docenti in questo video esprimono bene le direzioni lungo le quali noi lavoreremo quest'anno e nel prossimo triennio. Quindi noi ci chiediamo, la nostra scuola in che modo può attrezzare i ragazzi ad essere pronti ad affrontare questo scenario futuro? Oltre a selezionare contenuti che devono essere significativi, culturalmente rilevanti, stiamo cercando di piegare l'organizzazione in maniera tale da rendere i nostri licei scientifico e classico più attrattivi, cioè capaci di interessare i nostri studenti, di accendere la curiosità e di lavorare insieme. Da anni il liceo Gandini Verri, nella rilevazione degli INVALSI, si colloca al di sopra della media nazionale dell'Italia del Nord-Ovest. Nel 2012, in una classifica della Fondazione Agnelli, la nostra scuola figurava al 31° posto in un range di 600 licei della Lombardia. E ancora nel 2014, la stessa fondazione, tramite la piattaforma Eduscopio, ci metteva al primo posto tra i licei del Sud Milano. Ecco, questi risultati ci fanno sicuramente piacere, ma non ci autorizzano a fermarci. Anzi, ci spronano, ci motivano a cercare il modo di migliorare ulteriormente.